Matuidi verticalmente nella zona di Draxler. Occhio a Draxler, va Alex Schalke Wolfsburg, possibilità per uno contro uno dall'altra parte con Di Maria, pallone morbido a cercare Cavani, Cavani, ancora Cavani, Cavani, Murato, non è finita, il destro sul fondo, non è occhio al taglio da parte di Matuidi, Matuidi, il grande riflesso e poi Di Maria e quindi Rabiot, conclusione centrale alla fine, strozzato, taglio di Draxler in mezzo, il pallone per lui, messo giù. Fra l'altro il pallone era schizzato non lontano da Cavani. Parte Di Maria col mancino ed è 1-0 Paris, la mette nell'angolo nel giorno dei suoi 29 anni, cambia tutto al minuto 18. Come l'ha calciata bene questa punizione, può salire alla grande ancora Neymar e vuole il Depay, occhio alla sua avanzata, anche Courtois prova a intervenire ma ovviamente spalanca per André Gomes e il pallone sull'esterno della rete. Cavani si butta dentro, Draxler ancora doppio passo, va sul mancino Draxler, palle di Sergi Busquets, Rabiot combatte su Messi e con Verratti rubano il pallone, potranno raccontarla ai nipoti e intanto Verratti può salire, l'apertura perfetta per il destro del 2-0 Paris, 2-0 Paris con Draxler, grandissimo recupero da parte del Paris Saint Germain dai piedi di Messi con il pressing e Matuidi trova l'inserimento giusto di Courtois, Cavani si butta dentro, Di Maria riceve il pallone, occhio al taglio, sta arrivando anche Venier, Di Maria, Di Maria, 3-0 Paris, estasi a Parigi, Di Maria ci ha pensato, ha visto l'angolo e poi ha disegnato il gol del 3-0 e qua ci alziamo i piedi anche noi perché possibile piano della formazione di Luis Enrique, ancora Rabiot, quasi. Altro giro palla, sta facendo quello che il Barcellona ha fatto per dentro anni. Su Cavani, fuori di nulla, oggi è un po' diversa, permette di andare via, oggi è un po' diversa, Meunier va via con forza, c'è Lucas che si propone, anche Cavani dentro, il tocco per Cavani, va al Matador, 4-0 4-0 Cavani, chapeau ragazzi, mamma mia che giocata di Meunier.